Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima intervista di Bookness, molto molto interessante. Dall'altra parte Giancarlo Slavic. Con Giancarlo siamo in contatto da più di 2 anni e lui ha prodotto un libro, ecco, ve lo faccio subito vedere, di grandissimo spessore sotto tutti i punti di vista. È un libro tecnico, lui è un commercialista e 2 anni, ma non perché ci sono voluti 2 anni per scriverlo, ma 2 anni perché è un libro che si adegua a una legge, a un contesto legislativo in continua evoluzione, e per quello Giancarlo ha dovuto aspettare che la legge era a posto per fare un libro di questo tipo. Ma prima di entrare nel merito, Giancarlo, ciao, dici chi sei, di che cosa ti occupi? Ciao Emanuele, un caro saluto a tutti. Io mi chiamo Giancarlo Slavic, sono di Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Mi occupo già dal 2006 delle problematiche antiriciclaggio, in particolare per i commercialisti e i revisori legali. Come diceva Emanuele, ci sono state tutta una serie di problematiche legate alla uscita del mio libro, ma più che altro perché dal gennaio 2019 sono uscite le regole tecniche del Consiglio nazionale e successivamente queste hanno avuto bisogno di ulteriore approfondimento, di linee guida che sono uscite a maggio 19 da parte del Consiglio nazionale, con obbligo per tutti i professionisti dal 1 gennaio 2020 di doversi adeguare. Poi vabbè, come tutti sappiamo, a febbraio-marzo si è fermato il mondo e quindi niente, io sono qua a proporvi il mio libro, che è in un formato consigliato da Emanuele. Questa è la sezione, diciamo che io in questo libro ho messo a frutto tutto quello che è la mia competenza e le mie conoscenze ormai di 14 anni su questo ambito. Ho strutturato e ho dato il nome del libro di sistema di gestione antiriciclaggio perché è un vero e proprio sistema. Anche il nome, il marchio SGAR è stato depositato. Il sistema si compone di procedure che sono praticamente, passatemi il termine, la teoria o comunque la legislazione che bisogna seguire, i moduli che servono per dare attuazione a quello che è il sistema di gestione, gli elenchi che servono per dare attuazione a quello che è a quelli che sono i moduli e la normativa dove è stata fatta un'estrapolazione della enorme normativa antiriciclaggio. Quindi mi sono concentrato su quelli che sono gli adempimenti comunque per i commercialisti e sull'apparato sanzionatorio. Grazie Giancarlo, quindi direi non è facile scrivere un libro come il tuo sotto tutti i punti di vista perché servono delle competenze molto molto specifiche. Una cosa che mi viene in mente è che ora tu, grazie al self-publishing, dato che questo libro tratta dei temi in continua mutazione, puoi riadattarlo con semplici click di volta in volta nel momento in cui ci sono ulteriori cambiamenti. Spero che questo non accada con grande frequenza o in modo imminente, però questo è una possibilità che tu hai, che con un editore altrimenti non avresti, perché con un editore sei solitamente vincolato a un'edizione per molto tempo e cambiarla diventa sempre un problema laddove è possibile. Quindi cosa ne pensi, anche da questo punto di vista, della tua esperienza con self-publishing? Ma allora, assolutamente la normativa dell'antiriciclaggio è un qualcosa in continua evoluzione. Ogni 6 mesi vengono aggiunti dei decreti legislativi. L'ultimo che ho riportato è quello, il 125 2019, e anche per la fine dell'anno purtroppo ci aspettiamo delle variazioni sostanziali. Infatti bisognerà depositare anche i nomi di tutti i titolari effettivi delle varie società che già esistono in Camera di Commercio, ma ad esempio non sono previsti quelli per i trust. Quindi è un adempimento che dovranno fare i vari commercialisti. Quindi ci si aspetta sicuramente un ulteriore aggiornamento legislativo che dovranno compiere i colleghi. Sicuramente avere la possibilità
in pochi passaggi di aggiornare la normativa vuol dire avere una sorta di manuale di sistema di gestione sempre, sempre aggiornato. Quindi questo vuol dire comunque poter dare anche sia chi compra il libro sia ai fruitori del libro che sono i commercialisti, i revisori legali, un prodotto sempre più aggiornato e sempre puntuale e rispondente alla normativa. Tenete presente comunque che dopo 14 anni, nel libro c'è tutta la mia conoscenza di 14 anni, perché non è che leggendo semplicemente l'ultimo testo normativo si può arrivare a definire tutto quello che è stato definito all'interno del libro. Infatti ci sono anche delle comparazioni con della legislazione o delle linee guida che esistevano del Consiglio nazionale che erano precedenti a quelli che sono stati emanati. Problema grosso che mi segnalano i colleghi che dicono: ma noi ci siamo messi a norma 3 anni fa, adesso è cambiato tutto e siamo un po' stanchi di doverci nuovamente riadeguare. E io purtroppo devo dire, siamo arrivati alla quinta direttiva antiriciclaggio nel giro di 14 anni, non sono io che legifero a livello comunitario. Che cosa ha il mio libro in più rispetto a quello che possono essere gli altri libri? Che è organizzato, secondo me, in maniera chiara e logica, per poter essere gestito e seguito. Io adesso sto probabilmente uscirò non presto, ma con un altro, sempre con l'aiuto di Emanuele, gli ho già accennato, tra qualche mese, non so dirvi quando, perché comunque è un'impresa molto, molto, diciamo così, importante. Uscirò probabilmente con un altro sistema di gestione, non voglio anticipare il titolo, però è veramente complesso e articolato. E io ho comprato un testo che va per la maggiore concorrente in questo momento, l'ho esaminato, ma è un testo di difficilissima comprensione. Quindi i testi che sto, tra virgolette, organizzando io per come sono gestiti e come sono fatti, sono, spero, molto intuitivi, perché ad esempio richiamo in continuazione in tutti i passi quelli che sono i moduli da utilizzare, le procedure da seguire, in maniera tale che se uno ha un problema su un modulo possa sapere dove andare a recuperare le informazioni, e se uno invece sulla procedura vuol vedere come è fatto il modulo, ha richiamo immediato al modulo. Questa cosa, ad esempio, io su autori magari blasonati, ma non l'ho vista. Quindi io voglio realizzare delle cose che siano anche poi dal punto di vista operativa semplice. Ci sono dei colleghi che hanno già iniziato a utilizzare il libro e effettivamente ho visto che, ah sì, ho visto lì c'era il richiamo, l'ho guardato, mi sono trovato, ho visto sul libro che tu specifichi questo, e quindi vuol dire che c'è stato comunque un interesse e hanno iniziato a non solo la correttrice del libro ha letto il libro, ma anche i colleghi stanno iniziando a utilizzarlo e a trarne vantaggi e benefici. Sì, poi è interessante il tuo libro, il tuo esperimento editoriale, che poi in realtà si sta dimostrando un esperimento ben riuscito, perché come hai detto tu, è fruibile, è comprensibile, è schematicamente organizzato. E una domanda che voglio farti, no? Perché molti Sì. professionisti che vedo affidarsi, no? ad editori cercando di aspettare anni e anni per avere la loro occasione per pubblicare un libro di riferimento in quell'ambito, è questa. Cioè, i tuoi colleghi hanno notato che il libro è in self-publishing, hanno avuto delle remore, oppure non c'è stato alcun No, tipo di no, diffidenza da questo punto di vista? no, non c'è stata nessuna diffidenza, perché è anche vero che ci sono persone che io seguo da diversi anni. In questo caso diciamo, la garanzia del buon libro sarà uno su
di successo editoriale che spero. Sicuramente Amazon ha dei vantaggi che altri non hanno, perché una libreria di quelle tradizionali, ma molto molto famose, con centinaia di anni di esperienza, ha preso in carico il mio libro, ma nel confronto con i volumi non c'è il dettaglio di quella che è la differenza tra il mio libro e altri libri. Amazon, nel confronto su Amazon, ci sono, vabbè, sia, diciamo così, i commenti, ma soprattutto c'è una cosa fondamentale che specifica quando è uscito il libro. Ci sono dei libri che sono su Amazon che sono obsoleti, perché sono stati pubblicati magari 2 anni fa, e quindi sono, per quanto di autori famosi o di case editrici importanti, oggi come oggi, per la categoria dei commercialisti sono completamente obsoleti, perché non riportano le linee guida che sono uscite nel 2019. A prescindere dal fatto che il mio libro sia schematico e abbia tutta una serie di indicazioni, di moduli che fanno parte del mio background, di tanti anni di esperienza, però sicuramente il confronto con Amazon premia, a differenza di quello che ci sono su altri bookstore. Questo è molto interessante ciò che stai dicendo, perché effettivamente creare una nuova edizione magari del tuo stesso libro con delle varianti significa dare una data ufficiale al libro sul bookstore, sul negozio di vendita, completamente aggiornata. Quindi puoi rimettere in nuovo magari lo stesso libro con delle piccole variazioni, ma con una data di pubblicazione sempre più aggiornata. Quindi puoi creare tutte le nuove edizioni che vuoi grazie al self-publishing, e questo in un ambito, soprattutto come il tuo, in cui la freschezza del contenuto deve essere assolutamente evidente e comprovata, è importantissimo. Quindi un'altra cosa che interessa a chi ci segue, Giancarlo, è come stai utilizzando il tuo libro. È chiaro, il tuo libro è molto di nicchia, poi ha un costo su Amazon molto elevato, credo sia sui 70 euro, giusto? Sì, esatto, 69 euro. Ok, è un costo elevato, ma è relativamente elevato, perché È un testo che rivale per quel che a livello informativo dà in maniera molto, molto specializzata. È chiaro, non è un romanzo, no? Però a livello, no, assolutamente. Esatto, del tuo business, come lo stai utilizzando? Ti sono arrivate delle consulenze, perdonami se ti ho interrotto, grazie a questo libro? Allora, io ho già un parco clienti abbastanza nutrito. È ovvio che la mia idea è quella di espandere il parco clienti, motivo per cui Emanuele mi ha suggerito di indicare questo, grazie a lui, perché io ero assolutamente non a conoscenza di questo, di porre all'interno del libro Emanuele e tutto il suo grande staff, perché veramente mi ha aiutato tantissimo, di indicare delle call to action. Quindi dei rimandi dal libro verso il sito internet, che è quello che non è nient'altro che l'acronimo del libro, cioè SGAR, Savona, Genova, Ancona, Rovigo.it, sul quale sto puntando molto per contattare nuovi clienti, in particolar modo l'ambito dei commercialisti, e per farmi conoscere. Questo ovviamente anche tramite delle campagne marketing apposta e dirette su tutta una serie di conoscenze in questo ambito, in questo settore. Sicuramente ci sono tutta una serie di problematiche, ma piano piano le stiamo risolvendo. Anche perché il manuale, il sistema di gestione, ha tutta una serie di moduli che non sono presenti all'interno del libro. Vengono praticamente venduti con una consulenza a parte, e che sono fondamentali per avere una corretta, adeguata verifica. Ma così, allo stesso modo, non potevo inserire l'adeguata verifica così come deve essere fatta. Infatti sul sito SGAR c'è la possibilità di poter entrare, di poter eseguire l'adeguata verifica sui clienti, che ricordo a tutti i colleghi è obbligatoria
anche quando si fa la contabilità o si redige un bilancio, cosa che prima qualche collega dubitava. Ometteva. No, dubitava, dubitava del fatto che l'adeguata verifica, che è una procedura che serve per dare un punteggio e un rischio sul cliente, dovesse essere fatta anche in presenza della tenuta di una semplice contabilità. Perché la parte A più B dell'adeguata verifica, in particolare la parte B, riguarda la definizione di operazione. E quindi alcuni colleghi consideravano che la redazione di un bilancio non fosse una operazione. Invece è stato chiarito nelle linee guida, fatte dal Consiglio nazionale con accordo del Comitato di Sicurezza Finanziario, con le quali sono state concordate queste linee guida, che anche in presenza di redazione di bilancio debba essere fatta l'adeguata verifica. L'adeguata verifica deve essere fatta anche in presenza semplicemente di contabilità, in questo caso indicando solo la parte A, cioè gli aspetti connessi al cliente, non anche gli aspetti connessi alla operazione. Ok, grazie per queste informazioni. Ovviamente sono dei contenuti molto tecnici per gran parte delle persone che seguono il nostro sito, però ci stai dando proprio un'indicazione di come, grazie a una pubblicazione in cui tu, Giancarlo, che sei un imprenditore, sei un libero professionista, sei diventato editore di te stesso, riesci a fare in modo che queste informazioni che hai impiegato decenni per acquisirle ora siano a disposizione tua in maniera strutturata e organizzata, ma siano poi utilizzabili per i tuoi potenziali clienti, per le tue consulenze, per le tue opportunità che a livello di business e di consulenze ti stai ovviamente creando. Quindi Giancarlo, ti ringraziamo tantissimo per questa tua condivisione e per il tuo preziosissimo tempo. Quali sono i siti web che mettiamo qui sotto dove possiamo trovarti? Puoi darci per favore? Ne ho diversi, comunque quello più aggiornato è sgar.it, Savona, Genova, Ancona, Rovigo.it. Esatto, e qual è il sito dove è possibile fare quel sondaggio? Cioè uno deve, perdonami, comprare questo libro. L'adeguata verifica? Poi no, l'adeguata verifica è specificata molto bene all'interno del sito, del libro. Ci sono sia procedure che moduli specificatamente indicati per fare l'adeguata verifica, però è ovvio che l'adeguata verifica comporta un conteggio numerico. Il conteggio numerico che poi dà è una sorta di pagella del cliente, ha una serie di conteggi che devono essere fatti in base alla tipologia di attività che fa il cliente, alla zona geografica nella quale si trova, alla tipologia di società con la quale il cliente sta svolgendo l'attività. Certo. Quello, scusami, su sgar.it c'è proprio una pagina web privata dove è possibile Emanuele, ci sono anche degli esempi, ci sono due video, uno una breve descrizione di quello che è il libro e una breve descrizione, sono circa una decina di minuti, di come funziona l'adeguata verifica, perché viene fatta in due modi, con una modalità email e con una modalità di poterla redigere in Excel e poi scaricarla o potersela inviare. I costi, aggiungo, che sono molto bassi rispetto a quelli della concorrenza o di altri siti concorrenti. Ok, comunque il punto di partenza è sempre il libro, perché dal libro c'è tutta la spiegazione delle varie... Il sistema di gestione. E poi dopo uno, se vuole approfondire, se vuole fare questo tipo di valutazione, perdonami, dei parametri, va sul sito web a dei costi veramente competitivi, mi avevi detto, dove c'è software che hai sviluppato col tuo team che consente di ottenere quei risultati che il libero professionista in quel caso sta cercando per fare la valutazione. Deve utilizzarli, deve farli. In questo momento c'è
pochissima conoscenza di quelli che sono i nuovi adempimenti e c'è grande poca attenzione purtroppo dei colleghi, quindi c'è molto da lavorare. Questo perché anche le software house che vendono i prodotti ma non sono in grado di... cioè uno non può pensare di avere una software e per questo di essere a posto. Cioè, certo. Non è perché c'ho Word ho fatto il libro perché avevo dei contenuti da inserire su Word. Esatto. Ecco, quindi non è che avendo software io sono a posto con tutto. No, avendo un software che sia il mio o che non sia il mio, perché ovviamente non sono l'unico che faccio queste cose, ma c'è tutto un procedimento ben preciso che deve essere eseguito per l'organigramma dello studio, per indicare come viene fatta la formazione, e anche per dare tutta una serie di continuità poi alle attività che devono essere costantemente seguite, cioè il cliente non è sufficiente che io faccia l'adeguata verifica una volta, ma la devo fare con delle cadenze ben indicate e ben precise. Molto chiara ed efficace la metafora per i nostri ascoltatori della pagina Word, che non è sufficiente di per sé per scrivere un libro, ma serve tutto il resto che è quello che fa la differenza. E tu Giancarlo con questa intervista ce lo hai dimostrato. Grazie ancora, ci vediamo presto e quando passi grazie. Dalle mie parti mi raccomando nelle Marche fammi uno scudo. Sicuramente. Un abbraccio a tutti e comprate il libro.